Ci sono tante parole che sono entrate a far parte purtroppo del nostro lessico quotidiano da un paio di mesi a questa parte. Virus, pandemia, quarantena, vaccino sono tutti termini che usiamo abitualmente, anche più volte al giorno. Termini che vogliamo approfondire per la conoscenza, per la loro origine. Per questo abbiamo deciso di dedicare un piccolo vocabolario dell'emergenza coronavirus, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della professoressa Mimma Sindoni, che è docente di latino e greco presso il liceo Lucio Piccolo di Capodorlando. Informiamoci, documentiamoci, rimanendo a casa. Buongiorno, la parola di oggi è virus. Virus è una parola latina che già nel suo aspetto grammaticale manifesta la sua natura di asociale e di prepotente. Infatti non si fa declinare in tutti i casi del singolare e manca del plurale, quindi sfugge alle regole. Virus è anche una parola trasformista, infatti ha un aspetto apparentemente di parola maschile, in realtà appartiene alla categoria dei neutri. E quindi camuffa la sua natura. In latino significa succo, succo di una pianta, umore, bava. E, siccome dalle piante si ricavavano spesso dei farmaci e anche dei veleni, virus assume quest'ultimo significato negativo. Per traslato significa anche cattivo odore, puzza. I suoi derivati, che sono anche nella nostra lingua italiana, virulenzia, per esempio, il sostantivo astratto, indica in particolare il fetore e l'aggettivo virulentus indica invece l'essere velenoso. Nel senso di microorganismo, appunto accezione che è presente nella nostra lingua, la parola virus fu usata per la prima volta nel 1898 dal botanico olandese Beijerinck, il quale stava analizzando alcune infezioni delle foglie di tabacco. E notò che c'erano degli organismi che avevano una grandezza inferiore a quella di batterio. E qui si origina la differenza tra virus e batterio. La parola batterio è una parola latina e greca, in quanto i due termini coincidono, bacterium latino e bacterion greco. Le due parole indicano il diminutivo di bastone, appunto, bastoncino. Ad indicare appunto la natura bastoncellare, la forma di questo microorganismo. Molto simile è ad esempio la parola bacillo, che appunto dal latino baculum indica anch'esso un piccolo bastone. Tutti sono microbi, cioè organismi molto piccoli, come dice la parola greca stessa, micros, piccolo, e bios, vita.